Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte, come si dice oggi, perché bisogna essere inclusivi anche esplicitamente. Ci prepariamo a partire per queste due mattinate, che ci vedranno insieme, convocati in assemblea. Perché l'essere convocati in assemblea ci richiama anche all'importanza della sinodalità. Non è solo il vescovo, non è solo il consiglio episcopale, non sono solo i sacerdoti, i religiosi e le religiose, ma è l'intero popolo di Dio con tutti i carismi e i ministeri che diventa soggetto ecclesiale e sinodale. Perciò vogliamo partire per un'assemblea che ci vede riuniti all'inizio del terzo anno del Sinodo, ma nel primo anno della seconda fase. Abbiamo terminato, come vedremo fra un attimo, la fase narrativa, la prima, e inizia la fase sapienziale, per arrivare poi, sempre con l'aiuto di Dio, l'anno prossimo, alla terza fase, la fase profetica, che ci porterà al giubileo e quindi poi anche al convegno ecclesiale di questo secondo decennio del 2000. Ci vogliamo mettere in piedi per iniziare con la preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Chi non avesse i fogli sono qui sul tavolo, eh? Passi il tuo spirito, Signore, come la brezza primaverile che fa fiorire la vita e la schiude all'amore. Passi il tuo spirito come l'uragano che scatena una forza sconosciuta e solleva le energie addormentate. Passi il tuo spirito sul nostro sguardo, per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. Passi nel nostro cuore per farlo bruciare di un ardore avido di irradiare. Passi il tuo spirito nei nostri volti rattristati, per farvi riaffiorare il sorriso. Passi il tuo spirito, Signore, sulle nostre mani stanche, per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera. Passi il tuo spirito fin dall'aurora, per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso. Passi all'avvicinarsi della notte, per conservarci nella tua luce e nel tuo fervore. Passi il tuo spirito su di noi per farvi abbondare pensieri fecondi che rasserenano. Passi e rimanga in tutta la nostra vita. Amen. Ci possiamo sedere per ascoltare il brano. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro,
di nome Cleopa gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Facciamo qualche minuto di silenzio per interiorizzare questa parola, che poi commenterò nel mio intervento dopo il momento di preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, Tu ci accetti così come siamo. Ci ami perché ci conosci per chi siamo veramente. Ci liberi e ci doni ancora la vita e la gioia di viverla, e ci dai la possibilità di godere con cuore allegro in mezzo ad essa e di partecipare al banchetto del regno che viene. Donaci il tuo perdono, guida il nostro cammino e rendici costruttori di giustizia e di pace per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Rinnovo il benvenuto a tutti e il ringraziamento per la vostra presenza, che ovviamente non è mai scontata per nessuno di voi. È sempre un dono di Dio quando ci possiamo incontrare, e quando ci incontriamo all'inizio dell'anno pastorale, questo dono di Dio è moltiplicato, è ancora più grande, perché ci permette di vivere l'oggi, ma anche in un qualche modo di prepararci e di progettare il domani. Questi due giorni ci vedranno impegnati con questo stile nuovo che la Chiesa ci sta proponendo, che è quello del sinodo, della conversazione spirituale, dei tavoli. Saremo guidati da un mio primo intervento, e poi forse riusciamo, forse non riusciamo, perché c'è qualche problema, ad avere in collegamento Monsignor Repole, il Vescovo di Torino, che è stato anche preside di tutti i teologi italiani, e che quindi può unire la competenza dottrinale e quella pastorale. Aveva una qualche difficoltà, speriamo si risolva, altrimenti pensiamo a un piano B, come si dice. Come vi accennavo, siamo nella seconda parte del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. E il nostro presidente, il cardinale Zuppi, aprendo il Consiglio Permanente della CEI straordinario del mese di luglio, ha detto che questa seconda parte del cammino sinodale non possiamo non iniziarla se non con una parola di gratitudine al Signore, una parola di gratitudine al Papa, una parola di gratitudine alle chiese particolari, anche se già questa definizione ha fatto storcere il naso ad alcuni presbiteri, in modo particolare ad alcuni teologi, perché dice che usando il termine al plurale, chiese particolari, era come se si volesse attentare all'unità della Chiesa, ma penso che capiamo tutti che non c'è in nessun modo questa volontà di attentare, ma proprio di riconoscere la singolarità che poi diventa comunione con Pietro e sotto Pietro, come dirà in seguito il Vescovo. Il presidente dei Vescovi. Quindi ecco, una gratitudine alle chiese particolari e anche all'intero popolo di Dio, laici, ministri e consacrati che lo compongono e che in esso operano. Naturalmente c'è il richiamo a tutto quello che in questo tempo precedente è stato fatto, la nomina dei due referenti per ogni diocesi, gli incontri che sono stati fatti e tutto il resto, che non sto qui a ripetere perché lo sapete benissimo. E c'è un piccolissimo richiamo all'aiuto che ci è stato dato lo scorso anno, alle linee guida dello scorso anno, che erano la casa di Betania, la casa della strada e del villaggio, la casa dell'accoglienza e dell'ospitalità, la casa della formazione permanente e delle diaconie. Il Vescovo fa notare, Zuppi,
che in Italia di case di Betania se ne sono aperte davvero tante. Quindi la gratitudine anche perché non è rimasta lettera morta questa proposta, queste linee guida che ci sono state consegnate. Quest'anno, come vedremo, le linee guida hanno un'altra icona come riferimento che continua a fare riferimento al cammino, perché non può che essere così, ma si concentra su un altro villaggio e su altri protagonisti. Se l'anno scorso c'era Betania ad attenderci, quest'anno c'è un paese, Emmaus, ma c'è anche e soprattutto una città, Gerusalemme, ad attenderci. Gerusalemme verso la quale tutto deve convergere, Gerusalemme dalla quale tutto deve ripartire. L'icona, quindi, penso lo abbiate compreso, forse già ve la siete andata a vedere perché sono uscite verso la fine di luglio queste linee guida, è quella dei discepoli di Emmaus. Il titolo di quest'anno è «Si avvicinava e camminava con loro». Ancora una volta, quindi, la bellezza del cammino, ancora una volta la fatica del cammino, non solo la fatica del camminare fisico, ma anche la fatica del camminare insieme, perché poi è questo il segreto ed è questo che ci vogliono inculcare. Nella ricezione del Concilio Vaticano II per tutta la Chiesa universale e nella ricezione del percorso che la Chiesa italiana, da dopo il Concilio Vaticano II, anche con l'istituzione del Sinodo, ha fatto. Un'altra cosa che ci richiamano queste icone che ogni volta ci vengono presentate è il primato dell'evangelizzazione. Qualunque cosa noi siamo chiamati a fare, qualunque cosa vogliamo costruire, non possiamo non partire dalla parola, non possiamo non partire dalla evangelizzazione. Solo da essa, dall'evangelizzazione, può venire uno slancio per una conversione autentica. Come si realizza oggi, a diversi livelli, da quello locale a quello universale, questo camminare insieme che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo conformemente alla missione che le è stata affidata? E quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale? Queste sono le domande che ci vengono riproposte recuperando il documento preparatorio. Il cammino italiano, come vi accennavo già prima della preghiera, è stato suddiviso in tre fasi. La prima fase narrativa, la seconda sapienziale, la terza profetica. Ovviamente sono state separate anche per un motivo, fra virgolette, didattico, perché si possano presentare meglio queste tre fasi, ma ovviamente esse si intrecciano e si richiamano vicendevolmente. Per cui i racconti della fase narrativa hanno già offerto un primo discernimento e anche alcune intuizioni profetiche che dovranno essere realizzate. La fase sapienziale, che ha come caratteristica il discernimento e che noi come Chiesa locale di Lanciano Ortona oggi apriamo, ovviamente ci ripresentano anche la bellezza e la ricchezza delle storie, ma anche l'esigenza di arrivare a delle scelte concrete per il futuro. E infine le decisioni, no? La fase profetica che inizierà l'anno prossimo, a loro volta raccoglieranno il frutto delle esperienze narrate e il frutto del discernimento compiuto. Ciascuna fase mette comunque in primo piano un aspetto particolare, una dimensione particolare. La fase narrativa
ha privilegiato l'ascolto e ovviamente ne abbiamo fatto una piccola esperienza a livello diocesano, a livello di zone pastorali e spero anche a livello di parrocchie. La fase sapienziale che apriamo oggi ha come caratteristica il discernimento, la fase profetica del prossimo anno ha come caratteristica il progetto. Naturalmente la sapienza che ci accompagnerà in questo anno è quella biblica, che non è semplicemente frutto di un ragionamento astratto, ma ci spinge ad una conversione, a un cambiamento di vita, a una direzione nuova da dare all'esistenza, sia dal punto di vista personale che comunitario. Ci viene ricordato un po' il percorso fatto, anche la fatica di averlo dovuto fare in un tempo particolare, che è quello del Covid, che all'inizio ha impedito anche il potersi vedere, ma che comunque non ha impedito il sorgere di grandi domande di senso. Ricorderete che ci sono state consegnate 10 domande che erano composte a loro volta di una decina di domande ciascuna, quindi le domande di senso sono arrivate e sono emerse alla grande. Non ha impedito di sorgere, di raccogliere le sofferenze e le gioie, le fatiche e la generosità, le tensioni e le speranze che hanno accompagnato questo periodo. Come già vi accennavo, il metodo continuerà ad essere quello della conversazione spirituale adattata a questa nuova fase. Il Papa, la CEI e tutti quanti ci chiedono che questa conversazione spirituale diventi permanente, diventi lo stile della Chiesa non solo in questi anni specifici del Sinodo, ma praticamente sempre, che ad essa si rifacciano le riunioni degli operatori pastorali, gli organismi di partecipazione, i catechisti, gli animatori della liturgia, i ministri, i volontari, gli educatori delle associazioni e tutti quanti gli altri. In questo modo noi potremo sperimentare la Chiesa come casa accogliente. Questa casa accogliente che è la Chiesa è stata sperimentata da molti, ovunque, come è emersa dai frutti che ogni Chiesa locale ha consegnato al nazionale prima nell'anno scorso e poi a giugno di quest'anno. È emersa una Chiesa che si apre, che dialoga, che si confronta non soltanto al suo interno, ma anche aprendosi all'esterno, a chiunque chiede ragione della speranza che è nel nostro cuore, come diceva San Pietro. Anche questo modo laboratoriale che emerge dalla conversazione spirituale dovrebbe accompagnarci sempre. Addirittura negli ultimi incontri che si fanno a livello nazionale o regionale ci viene chiesto di sistemarci già intorno a un tavolo, pure quando si ascolta una relazione frontale, come state facendo in questo momento voi, perché già il semplice collocarsi intorno a un tavolo ci richiama l'importanza di quello che dobbiamo fare. Ecco, come vi accennavo, quindi la pagina di riferimento è quella che abbiamo ascoltato, quella dei discepoli di Emmaus, che ci presenta questi due discepoli in cammino da Gerusalemme verso Emmaus, pieni di scoraggiamento, pieni di delusione. Sappiamo bene che di questi due discepoli ci viene dato il nome soltanto di uno, Cleopa, dell'altro discepolo il nome non ci viene dato, perché ognuno di noi possa mettere il suo nome. Non ci viene detto nemmeno se è un uomo o una donna,
perché ognuno di noi ci si possa riconoscere meglio. Non ci viene detto se erano amici, se erano una coppia, quello che erano. Ci viene detto che erano due discepoli. Davvero essi ci rappresentano tutti. Questo racconto diventerà l'icona del discernimento ecclesiale, cioè della caratteristica che dovrà esprimere questo anno sapienziale, questo anno della seconda fase del sinodo, perché il modo in cui questa icona ci viene presentata ci dà le caratteristiche del discernimento. Esso, questo racconto, ci presenta in un qualche modo una eucarestia dilatata e un sinodo concentrato. Così ci dicono queste linee guida. Nella pagina dei discepoli di Emmaus, ovviamente possiamo vedere l'eucarestia, la prima parte, l'importanza della parola, il predominio della parola, poi come una preghiera dei fedeli espressa dalla richiesta dei discepoli a questo sconosciuto per loro: resta con noi perché si fa sera, e poi l'offertorio e la condivisione del pane che diventa pane eucaristico, e quindi la missione che dall'eucarestia nasce, che li porta a tornare a Gerusalemme, perché è da lì, da Gerusalemme, la città del Messia, la città del mistero pasquale, che si deve ripartire, come ci dice Luca, sia a termine del suo Vangelo, nel capitolo 24 del suo Vangelo, sia in apertura del suo secondo libro, quello degli Atti degli Apostoli, nel primo capitolo. Quindi questa eucarestia, questo racconto è una eucarestia che si dilata ed è un sinodo che si concentra, perché appunto c'è la presenza dei discepoli, c'è la presenza del Maestro. E ci dicono queste linee guida che non si tratta semplicemente di una democrazia, cioè Gesù che chiede democraticamente ai due discepoli che ci rappresentano cosa sta accadendo, cosa si stanno vivendo, quanto di partecipazione. Noi siamo abituati a sentir dire, a sentir parlare di organismi di partecipazione, ma è il popolo intero rappresentato da questi due discepoli che deve partecipare. Non solo di un raduno di gruppo, tra virgolette, quanto di una assemblea convocata, proprio come questa nostra. Non di esprimere semplici ruoli e funzioni, non siamo un'azienda, ma doni e carismi, perché siamo una comunità ecclesiale. È il popolo radunato che fa esperienza della grazia, che vive i doni che lo Spirito offre e che trasforma questi doni, questi carismi, in ministeri. Allora dobbiamo lasciarci interrogare dal Signore, come questi due discepoli di Emmaus hanno saputo fare, perché lasciandoci interrogare dal Signore noi scopriremo le dinamiche più belle del camminare insieme, le dinamiche che vanno dall'isolamento. I due discepoli avevano lasciato la comunità, alla comunione, al ritorno quindi alla comunione, fino alla scoperta della verità di se stessi, che non è mai una verità individuale, ma una verità personale chiamata alla comunione. Nel primo momento, così come abbiamo fatto nella fase narrativa, il Signore Gesù privilegia l'ascolto. Il Signore lascia parlare, addirittura lascia sfogare, addirittura provoca lo sfogo dei due discepoli. È necessario far emergere il vissuto che abbiamo nel cuore,
specialmente se questo vissuto è deludente per noi stessi e per la comunità di cui ci siamo sentiti parte fino ad allora. Gesù non dà immediatamente le linee guida, non dice immediatamente guardate che avete sbagliato tutto, rigiratevi e tornate a Gerusalemme. Li lascia parlare. Lo ha fatto allora, lo fa ancora oggi con noi. Anche a me e a voi oggi riuniti qui in assemblea diocesana, il Signore chiede di parlare. Avrete questo tempo fra poco, usatelo per parlare, eventualmente fosse necessario anche per far emergere difficoltà e delusioni. Parlare liberamente. L'ascolto che Gesù presta è un ascolto a tutto tondo. Lo vogliamo fare anche noi oggi. Un ascolto della realtà, un ascolto delle esperienze che nella realtà noi stiamo vivendo. È in questo modo che poi la Chiesa ha cominciato ad operare. Quello che Gesù fa nei confronti dei discepoli di Emmaus, la Chiesa nascente lo fa, ad esempio, quando sorgono i problemi fra gli ebrei convertiti e i gentili convertiti, nel capitolo sesto, quando vengono istituiti i diaconi. C'è l'ascolto della comunità e l'intervento su quello. Il Signore si affianca, lascia spazio all'ascolto, camminando con loro, e non impone ai discepoli il suo passo, ma è Lui che si adatta e si adegua al passo dei discepoli. E poi, camminando insieme, avvia il dialogo. Un dialogo che avviene nella schiettezza, che avviene nella verità. I discepoli non sono preoccupati di dire a questo sconosciuto per loro: ma dove vivi? 3 metri sopra il cielo, diremmo noi oggi, recuperando un titolo famoso, può essere che solo tu non sai quello che è accaduto a Gerusalemme. E Gesù non ha timore di dire a questi discepoli che sono stolti e tardi di cuore, cioè che se ci sta qualcuno che sta 3 metri sopra il cielo, sono proprio loro, perché Gesù ha una capacità che noi non abbiamo, quella di leggere nel profondo del cuore delle persone. Però Gesù non fa emergere una condanna, ma esprime un giudizio che fa luce. Non dice stolti e tardi di cuore per offendere e chiudere, ma per aprire un cammino, per aprire un orizzonte che sarà di luce. E proprio così, camminando insieme e insieme dialogando, ascoltandosi reciprocamente, che gradualmente il loro cuore si apre e il loro cuore riprende ad ardere. È stato bello stamattina nella rassegna stampa leggere di quel bambino che a Chieti era stato colpito dal fulmine ed era andato in coma, che stamattina si è svegliato e ha detto: io sono tifoso del Milan. Mo, a parte che è tifoso del Milan, non di un'altra squadra, comunque è stato bello scoprire che si era risvegliato, che cominciava a riprendere contatto con la vita. Ecco, questi due discepoli, noi possiamo riprendere contatto con la vita. Gesù riattiva nei due discepoli la vita e riattiva nei due discepoli il contatto con la parola. Riattiva il contatto con l'esistenza vera che loro, di cui loro conoscevano tutto, perché effettivamente gli raccontano per filo e per segno tutti i passaggi di quello che era avvenuto, no? Da quando avevano cominciato a seguire Gesù, lasciando le loro case, a quello che Gesù aveva detto, a quello che Gesù aveva fatto, fino agli ultimi eventi, che conoscevano, ripeto,
per filo e per segno. Conoscevano l'ingresso a Gerusalemme, conoscevano l'esaltazione, Osanna al figlio di Davide, conoscevano la cena, conoscevano la passione, conoscevano la morte, conoscevano la risurrezione, ma non sapevano interpretarla. Non erano stati in grado di fare discernimento. Era mancata loro la sapienza. Avevano avuto conoscenza di tutto, ma non avevano capito niente. Ecco, Gesù con questo atteggiamento permette loro di tornare ad essere familiari con la parola e con la realtà, e leggendo la realtà alla luce della parola, cambiare completamente il senso della loro esistenza. Perché poi è la parola quella che fa il miracolo, non è la bellezza delle cose narrate e nemmeno il fascino di chi li narra. Mi piace leggervelo questo passaggio. Non è solo il fascino personale del predicatore a scaldare il cuore e nemmeno solo la bellezza degli argomenti. Due aspetti comunque importanti, ma è soprattutto il fatto che Gesù predica lungo la via, facendo strada con loro la parola. È importante questo fatto, perché troppe volte noi andiamo appresso al fascino del predicatore, troppe volte andiamo cercando i predicatori special, troppe volte. È la parola spezzata insieme lungo la strada che fa la differenza. La comunità discerne con un atteggiamento itinerante, non aspettando alla meta, non rimanendo alla partenza, ma camminando. E camminando diventa capace di preghiera, resta con noi, e di ospitalità, perché si fa sera, entra dentro. Lì c'è poi la parola che si fa carne, la parola spezzata che diventa pane spezzato, che diventa Eucarestia. È lì che puoi riconoscere che Gesù è il Signore, e dopo che lo hai riconosciuto, il Signore sparisce, perché tu non perda tempo a stare lì, a dire come Pietro sul monte Tabor: è bello, Signore, per stare qui. Il Signore sparisce perché tu ti possa rimettere in cammino, perché tu possa scendere dal monte e iniziare la missione, riandando a Gerusalemme, perché ora tocca a loro dare testimonianza del Signore. È Gerusalemme la città della Pasqua, ed è da Gerusalemme che bisogna ripartire, perché essa è stato il traguardo della missione terrena di Gesù. Come vi dicevo, Luca ribadisce questo sia in conclusione del suo Vangelo, sia in apertura degli Atti degli Apostoli. Tutto questo deve essere fatto nel rispetto della tradizione viva della Chiesa, quella con la T maiuscola, non semplicemente le tradizioni con la T minuscola che ogni piccola comunità e campanile può e deve avere, ma sempre in riferimento alla grande tradizione della Chiesa, e nella comunione ecclesiale, con Pietro e sotto Pietro, mai contro di lui, con Pietro e sotto Pietro, mai senza di lui o addirittura contro di lui. Ma abbiamo anche un'altra compagnia, oltre quella di Pietro, e la compagnia che abbiamo è quella di Maria Santissima. Maria, che era stata all'inizio della vita di Gesù, è anche all'inizio della vita della Chiesa. Lì, a Gerusalemme, nel Cenacolo, Maria c'è nella preghiera, c'è nell'inizio della missione. È da lì
che bisogna costruire ponti per incontrare non soltanto le varie chiese, ma l'intera umanità, l'intero mondo. Con 5 criteri, ci dicono le linee guida di quest'anno. Qui vi dico proprio solo i titoli, perché così poi possiamo lavorare insieme, altrimenti diventa troppo lunga la mia relazione. Il primo criterio, la prima caratteristica, è una missione secondo lo stile della prossimità. Gesù si fa prossimo, noi dobbiamo farci prossimo. È facendoci prossimo che noi possiamo incontrare, che noi possiamo ascoltare, che noi possiamo manifestare la misericordia e l'amore del Signore. In questa prossimità c'è bisogno dell'impegno dei laici nei vari ambienti di vita. I cantieri di Betania hanno fatto emergere con forza che non è più sufficiente la semplice parrocchia. La parrocchia rimane il cuore dell'esperienza ecclesiale. La Chiesa italiana, ma non solo quella italiana, si esprime ancora attraverso le parrocchie, che quindi non possono assolutamente essere bypassate, ma ha fatto emergere la necessità di una pastorale d'ambiente, che già esisteva, non è che è uscita adesso, una pastorale d'ambiente che ha ripreso vigore. E qui l'importanza e l'impegno dei laici è fondamentale. Come vi dicevo sempre, citando una battuta di Don Renzo Bonetti che aveva fatta in ambito di pastorale familiare, lui diceva alle signore: io dalla parrucchiera non ci vado, voi ci andate. Quell'ambiente ha bisogno di voi per scoprire il Vangelo di Cristo. Ecco, quindi l'impegno dei laici nei vari ambienti di vita attraverso la partecipazione nel rispetto del bene comune. E poi, in questo modo, con la partecipazione dei laici, con l'evangelizzazione dei vari ambienti, con la rimessa a fuoco del bene comune, noi potremo favorire quella che le linee guida chiamano la cultura dell'incontro. Quindi non tutto intorno a me, ma l'incontro e tutti intorno a Cristo. Al termine di questa prima caratteristica, la prossimità, c'è un'unica domanda. Forse hanno fatto tesoro delle, fra virgolette, critiche rispetto al numero eccedente di domande che erano nei primi documenti, per cui una sola domanda e una sola domanda per ogni ambito. L'esistenza è intessuta di incontri con gli altri e la comunità si forma mediante la partecipazione di ciascun individuo. Quali vie percorrere per la costruzione di una Chiesa davvero inclusiva, propositiva, responsabile, testimone di verità? Questa è l'unica domanda. La seconda caratteristica è quella del linguaggio e della comunicazione. Parlava con loro Gesù, si faceva capire e capiva. Il problema del linguaggio, il problema della comunicazione è un problema fondamentale. Dobbiamo saper parlare linguaggi nuovi, dobbiamo saper comunicare in modo nuovo, per non correre il rischio di parlare una lingua incomprensibile e di non riuscire a capire noi la lingua che parlano gli altri. Per cui ancora una volta il richiamo a quella che qui non si chiama cultura dell'incontro, ma la sfida della fraternità culturale, e poi come camminare al fianco dei giovani. Veniamo dalla Giornata Mondiale della Gioventù, molto esaltante per alcuni, un po' di meno per altri. Molti si domandano se è necessario, possibile, bello, utile continuare con le Giornate Mondiali della Gioventù fatte in questo modo. Altri propongono altro,
comunque il problema di come camminare al fianco dei giovani dobbiamo porcelo. Lo scorso anno noi abbiamo fatto degli incontri con i giovani, Don Alessio e Don Angelo hanno usato con loro una metodologia, un linguaggio usando il cellulare che io non sono in grado di usare perché non la conosco quella metodologia. Loro sì, sono stati in grado di far interagire i giovani, di camminare con loro. Nel linguaggio e nella comunicazione ovviamente sarà più possibile alla liturgia incontrare la vita, perché spesso capita che le nostre celebrazioni, di qualunque genere esse siano, anche e soprattutto le nostre celebrazioni eucaristiche, non incontrano la vita. Molte critiche sono emerse nei primi 2 anni della fase narrativa sul nostro modo di celebrare l'Eucarestia, sulla stanchezza con cui celebriamo l'Eucarestia, con la banalità con cui celebriamo l'Eucarestia, con la ripetitività con cui celebriamo l'Eucarestia. Quali chiavi interpretative e comunicative deve trovare la Chiesa per non lasciare nessuno orfano del Vangelo? Questa è l'unica domanda. Terza caratteristica, terza costellazione, la formazione alla fede e alla vita. È fondamentale che le comunità ecclesiali accrescano la consapevolezza del loro compito educativo e siano sempre più attente alla formazione della persona e alla vita cristiana. Qui sorvolo perché penso che una parola più approfondita ci verrà detta domani quando vi verrà presentato il percorso formativo che insieme agli uffici pastorali abbiamo immaginato per quest'anno. Vi anticipo solo che se lo scorso anno ci ha fatto da linea guida la prima lettera ai Corinti, quest'anno ci farà da compagno di viaggio il libro degli Atti degli Apostoli, sia nei momenti più formativi, sia nei momenti della Lectio Divina che abbiamo cercato di intrecciare fra di loro. In questa formazione, naturalmente, dovremo essere in grado di stare accanto ad ogni età della vita. Una volta di più viene messo in evidenza che il modo di fare formazione e catechesi che abbiamo, quello legato semplicemente ai sacramenti e a un'età che quindi finisce, diciamo così, nell'adolescenza, non può essere più attuale, non può più andare bene. Anche qui una sola domanda: come sintonizzare formazione ed educazione accompagnando la crescita permanente di tutti i membri della comunità in ogni fase della vita e in qualsiasi ruolo si operi? Poi, quarto, la sinodalità e la corresponsabilità. Riconoscere una ministerialità comune, riconoscere il ruolo femminile, che già di fatto è maggioritario all'interno della Chiesa, ma riconoscerlo nella sua specificità, e poi lavorare in modo corresponsabile. Anche qui una sola domanda. La Chiesa è una casa aperta e accogliente. Come far sentire maggiormente coinvolti nella cura e nella gestione coloro che già la abitano? E in che modo renderla accogliente per coloro che sono o si sentono sulla soglia? Ultima costellazione, dai cantieri alla costellazione, dai 3 cantieri più 1 alle 5 costellazioni, come dicono loro, il cambiamento delle strutture. Se deve cambiare la persona, se deve cambiare la comunità, non possono non cambiare anche le strutture. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato
per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie. Così diceva il Papa in Evangelii Gaudium, che quest'anno fa 10 anni, non dimentichiamolo. Quindi la necessità di cambiare le strutture, quelle materiali, fanno notare queste linee guida che a volte di strutture materiali ne abbiamo troppe, che esse corrono il rischio di seppellirci con il loro peso, con il loro essere mastodontiche, con le energie che ci richiedono per mantenerle, energie fisiche, psicologiche e a volte anche economiche, strutture amministrative e poi anche strutture pastorali. Tutto deve cambiare. Ecco la domanda. Le strutture della Chiesa nei loro diversi ambiti hanno bisogno di solide competenze, professionalità formate e di visione responsabile dei compiti. Quali percorsi possono essere individuati per una gestione virtuosa ed efficace di beni e persone, unita a una pastorale di nuovo attenta alla vita quotidiana? Quindi anche come sgravare presbiteri, vescovi da alcune realtà, facendolo fare a chi le sa fare meglio, no? Come possono essere alcuni aspetti, che ne so, economici da parte dei laici, o anche affidando parrocchie ai diaconi o anche a dei laici. Il discernimento ecclesiale ci porterà alla conversione nello spirito e ad adattare la conversazione nello spirito a questa fase sapienziale fra confronti e dibattiti. Alcuni orientamenti metodologici ci verranno offerti a livello di chiesa locale, a livello di chiese diocesane che camminano da sole, a livello nazionale e camminando verso la profezia. Poi c'è anche un cronoprogramma che ci viene offerto, ma poi lo potete guardare voi personalmente, questo cronoprogramma. Credo che non avremo la possibilità di averlo, se no sarebbe arrivato. Monsignor Repole, allora Don Carmine ci dice qualcosa per il piano B. Intanto grazie per l'ascolto. Si continua a verificare quello che mi diceva il mio e il nostro maestro di teologia, il venerabile padre Corona: facciamo i tappabuchi e facciamo la meglio possibile. E eravamo contenti questa mattinata di avere un intervento online, perché sarebbe stato troppo gravoso per la sua agenda non farcita mai di più, da parte di Monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa e teologo anche di chiara fama. Vescovo giovanissimo, è stato detto vescovo ai primi del 2022 nella sua diocesi di origine, perché lui è torinese. Tra l'altro, oltre a essere teologo, appunto, ecclesiologo, ma ancora di più, insomma, di grande esperienza, è uno dei 5 vescovi italiani che parteciperà al Sinodo dei Vescovi il prossimo mese di ottobre. La possibilità di poter intervenire online, diciamo, era riguardata per oggi, ma imprevisti purtroppo gli impediscono anche di fare questo, momento di confronto, quest'ora con cui poteva offrirci alcune sue riflessioni. Ha inviato in ogni caso un suo articolo recente, che in qualche misura poi lascerò ai responsabili, ai vicari di zona, eventualmente anche per la lettura nel gruppo. Non ve lo leggo io, perché altrimenti rischierei di ammazzare la vostra attenzione e il vostro desiderio di partecipare in questa giornata. Ve lo lascio allegato con il materiale che potete eventualmente affrontare in questa mattinata. E procediamo in questa maniera, procediamo quindi riconfigurando la mattinata, appunto, secondo la nuova situazione. Avete visto che dagli orari inviati online, inviati nelle parrocchie già, insomma, appena questo mese, insomma, per tutto il resto, avremmo cominciato alle 11:30 dei gruppi di lavoro.
o meglio, avremmo fatto i nostri tavoli sinodali. Ormai il metodo stiamo in qualche modo imparandolo insieme, praticandolo soprattutto, le cose migliori si imparano facendole, e avremmo avuto quindi più di un'ora, un'ora e un quarto era prevista, di lavoro per i gruppi sinodali. Cerchiamo quindi di ritagliarci così gli orari. Sono le 10:45 circa. Iniziamo i tavoli sinodali con mezz'ora di, con tre quarti d'ora di anticipo, ma li finiremo mezz'ora prima rispetto all'orario stabilito. Quindi iniziamo adesso, il tempo di sistemarci alle 11 al massimo, iniziamo il nostro lavoro per gruppi e andremo avanti fino alle 12:15 per i tavoli sinodali. Alle 12:15 ci ritroveremo in questa sala. Avevamo predisposto anche la sala di sopra, confidando in una partecipazione ancora più ampia, però insomma abbiamo riempito questa sala. Siamo contenti di stare insieme quelli che siamo. E alle 12:15 ci troviamo in questa sala, nella lavagna della Curia, per concludere con la preghiera comune dell'ora media e per darci appuntamento poi a domani. È importante però concludere insieme con la preghiera. Una delle cose che ci ricordava sia Monsignor Brambilla lo scorso anno, sia ci ricorda Monsignor Repole anche in questo intervento che poi ci è stato fatto arrivare, è che c'è un aspetto particolare della sinodalità che è essenzialmente liturgico. La sinodalità si esprime in maniera necessaria, anche se non esclusiva, anche nella celebrazione della parola e dell'Eucaristia vissuta insieme. Momenti per cui, per questo, non è mai superfluo ricordare il fatto che è necessario convenire insieme in alcuni momenti della vita pastorale, tutti, vescovo, presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, famiglie, tutto il santo popolo di Dio, in quei momenti che sono in qualche misura il segnavia del percorso fatto insieme. Sono i momenti in cui la sinodalità si esprime liturgicamente e quella sinodaliturgia che poi diventa la sinodalità della vita pastorale, della vita tout court. Quindi diamoci adesso questo tempo, e qui davanti chi è arrivato si è già registrato per nome e cognome dividendosi per zone pastorali, chi non l'avesse fatto è pregato di farlo adesso. Ci dividiamo in questa maniera: la zona pastorale di Lanciano 1 resta in questa sala, la zona pastorale di Lanciano 2 resta in questa sala, ci dividiamo metà e metà, ci dividiamo, cercando quindi di avere un po' di attenzione, dovremmo essere al massimo una quarantina di persone divise in due blocchi. E la zona pastorale di Ortona e di Castelfrentano sale al terzo piano, nella sala attrezzata già da stamattina per la conferenza, e occupando la parte superiore o quella inferiore per i propri lavori sinodali. La zona pastorale di Tollo si trova invece nella sala con le sedie verdi, che è qui appena all'ingresso del primo piano della Curia, sulla destra della porta d'ingresso, quindi sono 10 metri, 11 metri se uno faccia il passo corto come il sottoscritto. Quindi ci troviamo adesso dividendoci in questa maniera. Saranno i vicari di zona, facendosi aiutare da uno o due laici o laiche del gruppo della zona pastorale presenti, a guidare il lavoro di analisi delle schede. Ne prendo una qualsiasi, esemplificando il più possibile quello che vi dico. Ogni zona pastorale appunto ha registrato i propri partecipanti questa mattina. Alla zona pastorale di Lanciano 2 è assegnata la scheda numero 4. Le schede sono fatte utilizzando la seconda parte del capitolo del sussidio pastorale che ci è offerto dalla CEI per questo anno sapienziale. È riportata la scheda, una paginetta qualche volta e poco più, ci sono anche un po' di fogli di carta inoltre, e si tratta di leggere e riflettere sulla scheda. Facciamolo col metodo della conversazione spirituale, ossia un primo momento di ci ritroviamo e ci presentiamo. Un momento di silenzio per cercare un po' di raccoglierci dopo tutte le sollecitazioni di questa mattina, una lettura della scheda e un primo giro di risposte, 3 minuti per ogni persona presente. Dopo questo primo giro si cerca di individuare quali sono, come dire, i nuclei, il cuore in comune di quello che è uscito dai diversi interventi, e un secondo giro permette di fare di questi nuclei, di questi punti salienti che abbiamo raccolto dalla prima conversazione, per poter cogliere alcuni aspetti che vogliamo poi condividere con gli altri. Il frutto di questo lavoro sarà consegnato a fine di questa mattinata e sarà oggetto poi della redazione che domani Don Angelo presenterà, partendo quindi dal lavoro fatto appunto dalle vostre sintesi, dalla vostra conversazione. Quello che è importante nella conversazione spirituale, come ci siamo detti anche nei tavoli fatti in questi ultimi 2 anni,
non stiamo facendo un Parlamento in cui mettiamo in contrapposizione opinioni differenti, ma le opinioni delle persone differenti che siamo e che sono la ricchezza della Chiesa, una Chiesa fatta uniformemente di persone che pensano alla stessa maniera, non è una Chiesa ma una setta, ma le opinioni e la vita e le esperienze di fede si compongono insieme, si arricchiscono, trovano quei punti di incontro e quelle novità che permettono poi alla nostra esperienza di Chiesa, fatta con il gruppo in cui ci troviamo a vivere, in questa esperienza, possano poi arricchire il percorso di tutti quanti, di tutti quelli che sono presenti oggi, di tutta la Chiesa frentana. E evito di dilungarmi ancora più nelle chiacchiere perché vi toglierei altro tempo, anche se adesso 10 minuti ci vorranno per sistemarsi tra un momento e l'altro. Allora, quindi ci cominciamo a dividere per zone pastorali, come vi ho detto prima: Lanciano 1 e Lanciano 2, Ortona Castelfrentano, terzo piano, Tollo alla Sala Verde. I vicari di zona vengono qui e ricevono. Lo spostamento fa da pausa. Riprendiamo posto il prima possibile e chiedo ai vicari di zona di consegnare la scheda riempita con la riflessione del gruppo insieme all'elenco dei partecipanti e delle partecipanti. Qui davanti c'è la preghiera dell'ora media, venite a prendere il foglietto. Quindi un quarto d'ora, cioè si mette una davanti, quindi due. Raccomodiamoci. Non fermatevi sul corridoio, riprendiamo posto così possiamo concludere insieme con la preghiera dell'ora media. Accomodiamoci. Di nuovo chiedo ai vicari di zona o a chi ha fatto la sintesi dei lavori di consegnare adesso, in ogni caso prima di andare via, la scheda con la riflessione già fatta, che servirà per la relazione di donaggio domattina. Qui davanti il foglietto con l'ora media, così possiamo pregare insieme. Prego.
Buongiorno a te, sì. Prendi. Fai il servizio, Dalla pure a fare la prassa. È veloce soprattutto. Come va? Avevamo segnato. No, io penso. Faccio come a scuola, faccio l'appello anch'io, visto che insomma oggi è giorno di ripartenze anche per il mondo della scuola. Ne approfitto anche per ringraziare i docenti e le docenti presenti di religione che oggi hanno fatto in molti casi salti mortali fra la scuola, i primi consigli e la presenza anche magari solo per un'ora a questo nostro incontro. E lanciano uno a proposito, la sintesi, sarei ultimando la sintesi, grande, va bene. L'importante è che la fate avere prima di andare via. Lanciano due, Don Gian, sì, va bene, ok, a posto. E poi c'è Ortona, avete completato la sintesi? La sintesi è pronta? E non, sì, va bene. Allora, per chi ha bisogno di più tempo, fatela avere per posta elettronica a Don Angelo, poi vi lascio l'indirizzo di posta elettronica. Lanciano due, perfetto, è fatta, grazie. Castelfrentano, a posto, la mandi a Don Angelo direttamente in posta elettronica. Io gli faccio le scansioni e così gli faccio avere tutto. E poi c'è Tollo, zona pastorale di Tollo, che ha fatto la sintesi. Ah no, già vero. Don Valerio mi ha già consegnato tutto, sta a posto, grazie. Dal corridoio vuoto immagino che qualcun altro abbia ripreso invece le vie di casa, come anche comprensibile. Adesso infatti possiamo davvero trovarci insieme e concludere, quindi. Bene, ci possiamo mettere in piedi. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre. Alleluia. Insieme. L'ora sesta ci invita alla lode di Dio, inneggiamo al Signore con fervore di spirito. In quest'ora sul corpo dei Pasquale, Cristo paga il riscatto per la nostra salvezza. Dinanzi alla sua gloria anche il sole si oscura. Risplenda la sua grazia nell'intimo dei cuori. Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen. Ci mettiamo seduti. Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore. Citiamo il Salmo a cori alterni, voci maschili, voci femminili. Io sono prostrato nella polvere, dammi vita secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e mi hai esposto. Insegnami i tuoi doveri. Amen.
tieni lontana da me la via della menzogna. Fammi dono della tua legge. Ho scelto la via della giustizia e sono opposto ai tuoi giudizi. Quale di tuoi uomini insegnare in Signore, che io non avresti conosciuto? Porta la via dei tuoi comandamenti, perché è la cuore. Insieme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Corro la via dei tuoi comandi, poiché tu allarghi il mio cuore. Confido in te, Signore, non potrò vacillare. Cori alterni, maschile e femminile. Signore, fammi giustizia, nell'integrità ho camminato, confido nel Signore, non potrò vacillare. La tua bontà è davanti ai miei occhi e nella tua verità dirigo i miei passi. Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie. Signore, apra la casa del tuo cuore e rivolgo le braccia alla tua donna. Perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali. Integro è invece il mio cammino, riscattami e abbi misericordia. Insieme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Confido in te, Signore, non potrò vacillare. Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto. Cori alterni, maschile e femminile. A te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come il discende nella fossa. Ascolta la voce della mia spirituale, quando ti chiedo aiuto, quando alzo le mie mani nella santa non travolgermi con gli empi, con quelli che fanno il male. Parlano di pace i loro prossimi, ma hanno la malizia nel cuore. Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto vi rendo grazie. Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato. Salva il tuo popolo, Signore, e fate guida e sostieni. Insieme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto. Cristo fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio.
sono affranto e sfinito, Signore, per la tua parola, fammi vivere. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. E con l'aiuto di Dio a domani, sempre alle 9:30. Grazie. Buona giornata, buon pranzo. Non ho ancora avuto modo di leggere quel tuo contributo. Ho appena le feste di Lanciano. Ora.